Bentornati a tutti da TG Palmer nella quinta puntata. Oggi andremo a visionare il Sanremo 2023. Subito dopo torneremo ai nostri argomenti. Detto questo, buona visione, iscrivetevi, lasciate like. Presenza in sala. Delle canzoni che secondo te sono brutte? La chitarra funziona, sì. Sì. Quando mi viene la voglia, mi metto un dito nel culo. La piace ai bambini. Ciao Lazzo, benvenuto al TG Palmi, ci vuoi descrivere com'è stato? Come no, certo. Sono molto felice, è un secondo posto che vale quanto un primo, secondo E me. sei contento che saprà arrivare il quarto film della storia tra i poveri sul canale Emanuele Palmier? Sono felice, sono. Ora passiamo in cucina con Cannavacciuolo. Oh, buongiorno! Comunque, prima di passare a Cannavacciuolo in cucina, mi volevo presentare, sono il nuovo assistente del TG Palmier. Detto questo, buona visione! Ma scusa, secondo te questo piatto può essere buono da assaggiare con Sì, questi ingredienti? assolutamente, qua ho messo tanti ingredienti molto buoni. Ma scusa, tu carne umana metti piscia e merda. Sì, a me piace, ma quelle sono scusate. Del riso, della carne, dei funghi, poi delle erbette secche e poi. Allora, se tu dici che questo piatto è buono, vuol dire che ci sono dei livelli molto bassi sul gusto. Ed ecco a voi, ora vi presenteremo il primo episodio della terza stagione della storia tra i poveri, i cloni. La storia tra i poveri, ormai l'argomento principale del canale Emanuele Palmer, è ora disponibile sul canale, la terza stagione. Come avrete notato tutti, la scena iniziale in questo primo episodio della stagione 3 rappresenta la prima rapina di Pesce Secco e di John Wick. Ora passeremo al delinquente che è stato appena arrestato circa un'ora fa. Linea al delinquente. Buongiorno, è consapevole del reato che ha fatto? Ha ucciso due persone ieri sera. Quindi è consapevole? Si rende conto cosa ha fatto? Ha ucciso due persone con due coltelli diversi. Non se ne frega un cazzo? È consapevole di quello che ha fatto, quindi non se ne frega un cazzo? No? Ah, ma questo è proprio scemo. Tu sei scemo? Va bene, andiamocene. Arrivederci, signor Merlino Palmiere. Buona prigione. Ora possiamo stare tutti tranquilli, la minaccia del Merlino Palmer non c'è più perché è stato arrestato e passiamo subito in linea con Donald Mostard. Ecco qua, Donald Mostard. Oggi vedremo cosa hai da dirci, cosa hai scoperto, vero? Vabbè, ma penso che ormai lo sapete tutti che mi sono pulito il culo con i soldi. Stanotte, a mezzanotte, mi sono svegliato cacato e poi mi sono pulito il culo con i soldi. Visto che un mio lavoratore non ha lavorato bene, quello che si occupa dei bug, ci stanno sentendo un sacco di bug, io ho messo il dollaro con la merda in faccia. Beh, dai, secondo me qua una bella stella ci vuole. Ma che cosa stai intendendo? Al massimo 5 stelle questo nostro cretino. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Mi raccomando, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi, condividete con tutti i vostri amici il canale Emanuele Palmer. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti.